Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Siamo vicini alla fine. Cioè, ormai passano i giorni e siamo già al 20 oggi. O 21, no, è 20. 4 giorni a Natale e io non ho ancora fatto nulla. Bello, bellissimo. Allora, stamattina svegliata, già fatto colazione, ok. Mi sto per preparare per andare a fare lezione col personal trainer. Penso l'ultima prima di Natale. Oddio, non lo so se riesco ad andare anche giovedì. Se è aperto, ovviamente vado. Quindi oggi glielo chiedo. Però in teoria credo di sì. Fatto sta che magari accendiamo la luce e faccio un po' di skincare. Ho capito che cosa rendeva secca la mia pelle. Giustamente i termosifoni accesi, cosa a cui non avevo minimamente pensato, ma ok. Primo step, doppia detersione. Il problema è che posso usare una mano sola per non piegare l'altro braccio, quindi è un pochino più lento come processo. Comunque oggi finalmente vado a rifarmi le unghie, anche perché dopo che mi ero fatta le unghie per partire per Los Angeles, non so perché questi giorni mi è tornata la nostalgia, quella prepotente. Poi me l'ero rifatta da sola, vi ricordate, perché mi si erano tolti tutti i brillantini. Quindi avevo un attimo scapocciato, come si dice qua a Roma. Quindi poi me l'ero fatta nere. Ad oggi non so ancora bene come farle. Cioè ho qualche idea, però c'è ancora dell'indecisione prepotente in me, quindi poi quando andremo a farle scopriremo il tutto. Per quanto riguarda Natale, invece, io in teoria, come ogni anno, dovrei fare gli antipasti. Il problema è che quest'anno, allora, a parte, voi lo sentite lo spirito natalizio, perché io zero. Cioè, ok che nel corso degli anni sono diventata apatica, per modo di dire, perché poi lo sapete che sono ipersensibile, quindi è veramente un eufemismo, però apatica verso questa festa, sì. E quindi non mi va neanche poi di cucinare, di conseguenza, capite qual è il dramma? Cioè, a me che non va di cucinare, io vivrei in cucina. Quindi sì, devo capire bene che cosa fare e lo devo capire ovviamente subito, perché poi bisogna andare a comprare le cose e ai supermercati questo periodo si sa che è tipo una lotta. Mi avete dato un po' di idee su Instagram anche ieri quando ve l'ho chieste, quindi devo ponderare. Oggi devo fare questo, devo quindi scegliere gli antipasti, le cose da fare, poi devo ricordarmi di mandare la PEC, quella per togliere i punti alla patente. Tanto metto tutti i miei vari sieri, bla bla bla. Anzi, oggi metto questo alla vitamina C, che puzza come non sapete cosa, però fa il suo dovere, quindi tipo mettetelo e attappate il naso. Quindi dopo aver mandato la PEC, poi devo andare a fare le unghie pomeriggio con questa che rimarrà ancora come un moncherino, perché presumo che non me la rifarà neanche stavolta ovviamente. E poi devo lavorare a un lavoro che devo inviare, uno degli ultimi di quest'anno, sistemare un po' la questione delle fatture. Insomma, anche oggi abbiamo il nostro da farsi, non ci annoiamo. Poi in teoria dovrei mettere a posto la camera di mia sorella, che non ho capito se torna domani o dopodomani. Fatto sta che prima o poi torna. Ok, ho quasi finito qua. Ah, mi scordo sempre di lavarmi prima i denti, di fare tutta questa cosa della skincare. Vabbè, più che altro, cosa importante che vi ripeto sempre: crema solare anche d'inverno. Quindi vai di protezione. Tra l'altro, buoni propositi per il nuovo anno. Probabilmente mi andrò a fare tipo il Botox, che è paradossale a 24 anni farsi il Botox. Però vedete che io ho tutte queste rughe di espressione. Queste qua. Però io lavorando con il viso, con il make-up, è una cosa che noto sempre, mi dà di un fastidio. Quindi probabilmente è una cosa che farò. Sono arrivata alla palestra. Vabbè, questo è lo spogliatoino. Comunque, prima di partire, mentre ero in macchina, ho ricevuto una brutta notizia di una cosa che avrei dovuto fare, ma che non inizierà prima di fine gennaio. Tutto ciò perché la gente non fa il lavoro che dovrebbe fare. Comunque, vabbè, non capirete niente perché giustamente non vi posso dire i dettagli, però è una cosa che non ci voleva, non adesso. Diciamo che questa giornata non è partita proprio bene. Non so con quale testa mi allenerò adesso, ma cercherò di cacciare via questi pensieri, anche perché tanto non potrei fare niente adesso. Quindi focalizziamoci su altro. Oggi mi sono scordata pure i guantini perché li ho messi a lavare, ma evidentemente non si sono asciugati. Quindi vedete questa cosa? Questi galletti qua che vi vengono sulle mani quando alzate i pesi. Vedete anche qui. Ecco, vi faccio vedere come diventano dopo. Fa freddissimo. Ho appena finito la lezione. In realtà è andata meglio del solito. Paradossalmente si vede che ho incanalato tutte le mie energie negative.
vi faccio vedere le mani, quello che intendevo. Vedete che si aprono tutti i calletti. Cioè, ragazzi, comunque io alzo i miei stacchi da 70 kg, li faccio, però ho le prove visive che sono io che alzo 70 kg in stacco. Direi bene, però veramente vi massacrate le mani. Infatti devo comprarmi assolutamente un guantino di riserva per quando ho a lavare con gli altri. Si è fatto più tardi del previsto perché sono le 13:13. Madonna, da quando c'ho sto sfondo non si legge mai l'orario ogni volta che lo inquadro. Jungkook, che devi fare? Se vuoi rimanere come sfondo, vedi di collaborare. Detto ciò, adesso mi rivesto perché fa freddissimo e vado a casa, mangio, mi preparo, vado a fare le unghie. Poi dopo mi devo vedere con Francesca perché la devo accompagnare a comprarsi le extension, perché io le tolgo, lei le mette. Fortunatamente mi ero già preparata il pranzo, devo solo scaldare le zucchinine. Tra l'altro, non so se vedete quella cosa sul mio computer, non è Paranormal Activity, ma è una cosa dei BTS che stanno mandando live, che ha a che fare con la cosa adesso che devo uscire. Praticamente ogni tanto appare qualcuno, vedete? In questa stanza. Questo chi è? Jimin? Chi è? Fatto sta che vi giuro, mi tolgono la vita. Cioè, ma che cos'è? Non lo so, vabbè. Mangio, che in realtà è già tardi. Ok, dopo aver assistito a Paranormal Activity versione BTS Edition, ora mi metto subito al PC. Non so se farò in tempo a farmi una doccia. Questa è una cosa bellissima, però ce la devo fare per forza perché sono quasi le 3. Io devo uscire alle 4. Ho appena finito di fare le unghie, sono tutta rossa perché là dentro faceva caldo. Comunque le ho fatte in realtà molto semplici, più semplici di quello che pensavo. Le ho accorciate tantissimo, guardate. Eccole qui. Allora, praticamente ho fatto una cosa troppo figa che avevo visto su Instagram, cioè mettere i glitter qua sotto. Poi quando li va a limare, vedete, si vanno un po' a rivelare. E poi il resto in realtà è il French normale. Vedete che fa questo gioco così. Lo so, avevo detto che non mi sarei più fatta il French perché anche stavolta è un po' più stortignaccolo. Però nel complesso, vedete, così è molto carino, quindi... Ora devo aspettare Francesca, così la accompagno a comprarsi le extension. Tanto il negozio sta letteralmente qua dietro. Poi magari ci andiamo a prendere un tè o qualcosa, perché sono quasi le 6 e ho un leggero languorus. Non tanto, però leggero. Praticamente c'è tutta Ostia oggi qua fuori a fare gli ultimi regali di Natale. Io sto qui dentro a un portone a aspettare Francesca. In realtà mi ha scritto ho parcheggiato, ora dobbiamo solo capire dove e se riuscirà a trovare questo posto, ma spero di sì, in teoria non dovrebbe essere troppo complicato. Si è fatta un bel regalo di Natale. Bello! Alza un po', fai vedere i tuoi 200 grammi di capelli. Eccoli qua. Dove stanno? Siamo pronti. Beh, tra quanti giorni? Tra 9 giorni. Come un bel regalo che ti ho fatto. Tra 9 giorni si è fatta a il capello, ragazzi. Sì. Dove l'ha parcheggiata la macchina? Qua. Allora vuoi lasciare? Sì. Poi andiamo al bar che sta qua dietro, mi sembrava carino. Quindi adesso andiamo a lasciare il capello. Oddio, in macchina. Oddio, mi sento così povera adesso. Smettila. Oggi abbiamo dato sia io sia lei. Io ho pagato lezioni in palestra, lei ha pagato il capello. Beh, spero le mie lezioni abbiano i loro frutti come i tuoi capelli. Spero ti portino qualcosa. Molte cose. Questo fascio di luce divina qua sopra, magari si è esposto. No. Ecco. Forse qui così. No, c'è sempre... Vabbè, sarà un segno divino. Prendiamola con filosofia. Comunque, sono appena tornata a casa e ho finito adesso di mandare i documenti che dovevo mandare per la questione punti patente, che spero con questa si concluda definitivamente. Le unghiette, guardate, forse così si vedono meglio. È troppo carino il French sulla mandorla. E poi questa cosa di averci messo i glitter sopra è una figata pazzesca, perché almeno avete il French, è normale, anche col fatto che non ho un'unghia si nasconde un po' meglio. E soprattutto è particolare, perché non l'ho visto fare spesso. Cioè, ultimamente su Instagram lo vedo un po' di più, però è una cosa figa. Consiglio a tutti di farlo. Detto ciò, sono le 8:20 e io devo ancora caricare il vlogmas di oggi. Ho ritardato un pochino, ma ci siamo anche allungate con Francesca. Siamo andate lì al bar, ci siamo prese una robina calda. Dov'è il vlogmas? Me l'ha salvato. Sì, eccolo. Devo fare anche la copertina.
c'è Gwenda che abbaia perché vuole mangiare, ovviamente. Poi Laria, come scegli i titoli dei vlog? Così come mi vengono? Uno dice, metti dei titoli clickbait, oh mio Dio, ci sarà un impegno dietro? Sì, mi sa che non è proprio così. Che siamo andati a fare ieri? Siamo andati a vedere Spider-Man più che altro, quindi Spider-Man. No Way Home è da Matt. Chiamiamolo così e via. Dopo devo fare la doccia con i capelli. Anzi no, mi sa che la faccio prima. Tanto ho fatto merenda tardi, quindi anche se mangio alle 9, 9 e mezza, meglio. Ho appena finito di asciugarmi i capelli, quindi sono in condizioni un po' così. Mezzanotte e 5. Non so se arriverà mai il giorno in cui farò le cose fatte per bene. Comunque, guardate che occhiaie che ho. Infatti adesso credo proprio mi darò al sonno profondo. Tra l'altro il vlogmas che avevo editato, caricato oggi, non è andato online perché mentre si stava caricando ho eliminato la clip. Perché io non mi faccio mai gli affari miei. Mai, mancavano 5 minuti e si sarebbe caricato. Invece per sbaglio ho trascinato il file nel cestino e ho fatto svuota il cestino. Che è una cosa che faccio in automatico sempre. E ogni volta mi riprometto che devo imparare di non farlo. E invece lo rifaccio. Ho lavorato invano, però va bene. Capita, cioè non doveva capitare due volte più in un mese, però comunque capita. Quindi spero non risucceda con questo, che questo video veda almeno la luce, visto che mancano pochi video alla fine di questi vlogmas. Detto ciò, appunto, ci sentiamo domani con tutte queste fantastiche cose che dobbiamo fare. Per oggi vi mando un bacio, fatemi sapere se le unghiettine vi sono piaciute. Madonna mia quanto le ho accorciate comunque. È assurdo, eh? Prima non riuscivo neanche a fare così. Quindi vi mando un bacio grande. Ci vediamo domani. Ciao.